Vuole sparare ancora? No, per oggi ne ho abbastanza. Però dovreste cambiare le diapositive, perché così si spara sempre sulla stessa figura. Questo l'ho detto anch'io. È una barba vedere sempre lo stesso uomo. È troppo presto? No, entri pure. Winterstein. Buongiorno, Derry. Sempre dietro alle banconote false? Già. Ma continuando a sparare qui non si esercitano bene i riflessi. Al momento dell'azione come andrà? Già, è vero. Si dovrebbe partecipare a qualche azione ogni tanto. Bene, buona fortuna. Arrivederci. Arrivederci. Che diapositive ci sono? Beh, gliele faccio vedere tutte. Grazie. Per un pelo. Sì, ma queste non mi servono. Non ne abbiamo qualcuna con scene per la strada? Che so, qualcuno che spara scappando su un'auto. Sì, ce ne deve essere qualcuna. Crede che siano più divertenti? No, praticamente le trovo più utili. Quando i passanti interrompono la visuale, sparare è più difficile. Io rimarrei, come dire, paralizzato. Capisco. Gliene faccio passare qualcuna. L'ho centrato bene. Il mio nome è Bifus. La stanno aspettando, vada in Odeon Plaza, ci sarà una macchina. Si fermi o sparo! Ammazzato qui sotto i nostri occhi. Di bene in meglio. Ho visto che entrava di corsa nella macchina. Un uomo o una donna? Quel signore, forse, ha visto la targa. Senta, ispettore, mi ascolti. È incredibile, è incredibile. Prima degli altri. Harry, tieni lontano uno dall'altro i testimoni, che non si influenzino a vicenda. A caso, i bambini che sono soli. Raccogliete le dichiarazioni. Poi io non ho visto niente, gliel'ho già detto. Non si preoccupi, signora, ci sbrigheremo in poco tempo. Stia tranquilla. Winterstein. Sì, da qui ho sentito gli spari e... Anche io ero arrivato da poco in ufficio. Da una macchina in corsa? Mm-hmm. Di che cosa si stava occupando nel vostro reparto? Gli avevate affidato qualche missione, qualche incarico speciale? Chi io sappia, non mi pare. Stiamo seguendo un caso di falsificazione di banconote, ma niente di eccezionale. Perché? Beh, perché... navighiamo ancora nel buio. Forse lui aveva scoperto qualcosa che voi non sapete. Ne sa qualcosa, lei? Ieri l'ho incontrato al tiro a segno. Voleva esercitare la propria capacità di reazione. E che cosa ne deduce? Che si preparasse a metterla in pratica. Scendiamo un momento. Sì.
Poi mi ha chiesto di cambiare diapositiva. Voleva che gli proiettassi una scena di strada con auto e passanti. Io ne avevo qualcuna e gliel'ho proiettata. Ha detto qualcos'altro? No. Cioè, ha detto che voleva esercitarsi con bersagli più difficili. Una scena di strada. Con auto e passanti. Ma perché? Ecco, ha detto, quando ci sono i passanti, io resto come paralizzato. Infatti, è rimasto paralizzato. Non è riuscito a sparare un colpo. Secondo, questa riga di garanzia nella banconota vera è incorporata nella carta filigranata, mentre nella banconota falsa è stampata sopra. A parte questo, è il lavoro più perfetto che abbia visto. Da dove proviene la banconota falsa? Ce l'ha mandata la Banca Nazionale, una sola però, e non per il vostro museo criminale. Vada avanti, signor Kriegbaum. Un lavoro del genere lo possono fare solamente un paio di esperti che conosciamo già. Ma oltre a questo, non riusciamo a sapere altro. E Winterstein? Lui coordinava il lavoro, esaminava tutti i rapporti. Sembrava che da quel caso dipendesse addirittura la sua vita. Eppure, nonostante questo, non riusciva a progredire nemmeno di un passo. Nessuno dei rapporti raccolti fino a quel momento gli avevano offerto la minima traccia. Ho capito. Dove abitava? Con sua madre. Era a Scapolo. È già stata avvertita. Buongiorno, vorremmo parlare con la signora Winterstein. L'ispettore capo Derrick. Signor Euler, ma lei cosa fa qui? La signora Winterstein è andata a riposare. È in condizioni pietose. L'unico figlio. È rimasta senza nessuno. Il signor Euler è un nostro collega. No, no, non più. Mio caro Derrick, sono pensionato. Da un anno ormai. Se non sbaglio, lei si occupava di bische, falsari e giochi d'azzardo, non è vero? Sì. È di casa qui, lei? Winterstein mi telefonò. Mi disse, lei non è più con noi, però qui parlano spesso di lei. E poi venne a trovarmi. Disse che era incaricato di una missione importante e mi chiese se per caso non lo avessi voluto aiutare. Io però gli risposi, sono pensionato, sono fuori da tutto, caro mio. Tutte queste storie non mi riguardano. Non mi riguardano già. E lui insisteva. È stato così, mi ricordo, che ci siamo conosciuti. E come mai è qui adesso? Come l'ha saputo? Il signor Klein, lavoriamo sempre insieme. La signora Winterstein mi ha telefonato subito, non appena ha saputo che il figlio era morto. Qualcuno gli ha sparato? Sì, da una macchina in corsa, così ho sentito dire. Sta diventando di moda. E la nostra impressione è che la sua morte possa essere in relazione con il risultato che stava per raggiungere nell'indagine sulle banconote false. E se lei collaborava con lui dovrebbe... No, no, abbia pazienza, mi scusi. Collaborare non è la parola esatta. Se permettete vi spiego meglio. Sì. Quel ragazzo sognava occhi aperti. Voleva fare qualche cosa di spettacolare nella sua vita. Già, come un prestigiatore che studia nuovi trucchi sperando di sbalordire la gente più degli altri suoi colleghi. Era diventata un'ossessione, il suo unico scopo. Che cosa ne dice lei? Non ha mai conosciuto gente così, Derrick? Oh, sì. Anche lei era così. Lo pensa davvero? Già, in fondo avevo anch'io questa debolezza. Era sempre una grossa soddisfazione quando riuscivo a fare di testa mia. Già. Ah, sì, è vero, Derrick. Me ne ero dimenticato, lei mi conosceva bene, è vero. Lei adesso non mi nasconde niente, Euler, vero? Io? Ma che dice? Crede che voglia fare ancora di testa mia? Ufficio Derrick Etterding. Il dottor Herbrand?
No, no, non è qui. Derek e Harry sono a casa di Winterstein. Mi era venuto in mente che quel ragazzo avesse annotato qualcosa che potesse risultare utile alla polizia. Nomi, numeri di telefono, eccetera. Allora io posso risparmiarmi la fatica. Però non sono riuscito a trovare niente. Vede, Derek, per lei questa è normale amministrazione. Per lei questo è un lavoro come qualunque altro. Per me è qualcosa di più importante. Senta, signor Euler, lo sa perché a una certa età si va in pensione? Perché non si è più in grado di svolgere con efficienza il lavoro di sempre. Il lavoro che si è sempre fatto per tutta la vita. È una delle sue solite prediche? Lei non ha più diritto di farmi delle prediche e poi non servirebbero a nulla. Questa chi è? Una sua amica, credo. Aveva un paio di amiche. Sa come si chiama, per caso? Schulte. Agnese Schulte, ma era un rapporto molto vago. In ogni modo, vogliamo il suo indirizzo. Tu credi che ci dica la verità? Come faccio a saperlo? Un agente di polizia in pensione non è quasi mai una persona molto tranquilla e quando si stanca di non fare più niente, si mette ad aspettare. Che cosa? L'occasione della sua vita. Voleva una lista di tutta la gente che ha avuto a che fare con la falsificazione di banconote. Eccola. Con l'indicazione dell'ultima residenza. È tutta gente già ricercata. Lo vedo. Cercare fra quelli c'è da perderci la testa. C'è un nome sottolineato. Hakim Schenke. Ah, bella informazione. Che cosa sappiamo di lui? Schenke fino a 4 anni e mezzo fa spacciava soldi falsi del medesimo taglio. Ho pensato subito a lui quando è saltato fuori il primo biglietto falso da 100 marchi. Ho telefonato al carcere di Stadelheim, ma è ancora loro ospite. Schenke conosce bene l'ambiente dei falsari? Altro che, li conosce tutti. Ah. È uno in gamba, eh? Non c'è male. Ma mi hanno detto che anche i suoi fossero ben fatti. Mica tanto, altrimenti non mi troverei qui. Beh, a che cosa devo l'onore di questa visita? Da quanto tempo è dentro? 3 anni. E quanto ha da fare ancora? 1 anno e mezzo. Si è comportato molto bene, ho sentito. Davvero? Sì, davvero. È la prima volta che la mettono dentro. Sì? In questo caso è giustificato il probabile condono della pena residua. Così ho saputo. Parla sul serio? Il direttore del carcere loda la sua buona condotta e la sua collaborazione. E adesso lei vuole da me altrettanta collaborazione. Cooperazione. Sarei molto lieto se lei accettasse l'offerta. Devo confessarle però che non esiste alcun rapporto tra il suo condono e questa... Sì, insomma, non è una cosa che rientra nelle mie competenze. Cooperazione. Lei dunque si è detto, questo Schenke
Questo Schenke è pratico del ramo, è al corrente delle novità, ha ancora le sue relazioni. Dobbiamo convincerlo a collaborare, è così? Sì, è così. Ma avendo perduto ogni collegamento, dovrei prima parlare con qualcuno. Sapere chi è ancora nella faccenda e chi no. E disporre di molto tempo. E di molti mezzi. Avrebbe tutto. Ah. La cosa mi può interessare. L'idea di farmi uscire da qui vale un perù. È un'ottima trovata per convincermi a cooperare. Ma se mi terrete al guinzaglio come un cane poliziotto, io... Io le chiedo solamente di aiutarci. Così va bene. Però non posso dare alcuna garanzia di successo. Lo sappiamo. Allora d'accordo. Mi è venuto a prendere personalmente. Come vede, salga. Servizio completo. Che mi fermassi qui. 3 anni sono lunghi, lei forse non se ne rende conto. Dove vuole andare ad abitare? In un albergo di prima categoria. Salotto giù, camera da letto su, con tutto quello che segue. Sì, si può fare. Obbligatissimo. Ah sì, buttalo pure via. Prego. Puoi buttarlo via, non hai sentito? Prego. Comincerò col farmi una bella dormita, d'accordo? Sì, faccia con comodo. Le do un paio di giorni per acclimatarsi, rivedere i suoi amici, informarsi. E lei verrà dopo? Verrò dopo, sì. E avrò il piacere di ascoltare i suoi racconti. Thank you, sir. È quello là? Sì. Un tipo piuttosto deciso. Devi tenere gli occhi bene aperti, è un diavolo. Non sarà molto facile. Tutt'altro, soprattutto perché lui non deve sapere di essere controllato. Speriamo bene. Entri pure. Derrick, questa è la signorina Schulte. Schulte? Agnese Schulte. Euler mi ha detto... Ah, sì, adesso mi ricordo. Venga, venga, si accomodi. Andiamo a prendere un caffè insieme? Così si parla meglio. Bene. D'accordo. Noi scendiamo un momento al bar. Prego. Da quanto tempo conosceva Horst Winterstein? Da circa un anno. E stavate spesso insieme? Quasi ogni giorno. Quando era libero dal suo lavoro. Che prendeva molto sul serio. Sì. Non potevate desiderare uomo migliore di lui. Amava il suo lavoro? Questo non lo so. Voleva farsi avanti. Raggiungere qualcosa. Distinguersi dagli altri. Sì. Era così che si comportava. Sempre. E lei approvava questo comportamento? In un certo senso. Non si può arrivare a niente se non si ha il desiderio di fare qualcosa in più degli altri. Lei lo trova strano? Beh, io...
Ma questo non ha importanza. Winterstein, per caso, le ha parlato di qualche indagine che stava concludendo? Sì. Un'indagine sui falsari. Diceva, se concludo questa faccenda da solo, salto in primo piano. E così è andato a riesumare Euler e hanno lavorato assieme. Penso che non si sia comportato bene con i suoi colleghi, nascondendo loro lo sviluppo delle indagini. Adesso però lei mi aiuti. Winterstein era più aperto con lei? Le ha forse detto qualche nome? Le ha raccontato qualche fatto che potrebbe aiutarci? Euler che cosa le ha detto? Lui dice di non sapere niente. Come mai dice così? Se c'è qualcuno che sa, quello è lui. Hanno sempre lavorato insieme. La polizia non può obbligarlo a dire quello che sa? No, non lo può. È cocciuto come un mulo. Forse si sente particolarmente impegnato dal fatto che un giovane collega si sia rivolto a lui dicendogli che aveva bisogno dei suoi consigli. No? Questo deve essergli piaciuto. Lei pensa che adesso Euler stia seguendo il caso per conto proprio? Le dirò anzi che ne sono sicuro. Ecco perché ne ho parlato a lei. Che cosa ne sa? Quasi niente. So solamente di una strada. Un luogo particolare, credo alla periferia della città. Che sembrava avere moltissima importanza. Gli ho sentito solo dire Ackerstrasse. Non ricordo però quando l'abbia nominata e neppure il perché. Continui, la prego. Capitava ogni tanto che telefonasse a Euler dicendogli di andare in un albergo. Ricordo che si faceva dire sempre il numero della camera. Era sempre lo stesso numero? Sempre 48. I numeri è difficile che io non li ricordi. Lavoro in un ufficio che si occupa di elaborazioni statistiche. Ad ogni modo, qualcosa l'abbiamo saputo. Posso farle una domanda? Sì, la prego. Riuscirà a trovare l'assassino? Conto, per favore. Buonasera. Etterdin. Ah, Derrick, Harry al telefono. Sono in Brudermühlstrasse. Il nostro amico Euler sta facendo rifornimento. È stato tutto il giorno chiuso in casa, poi è uscito. Sì, gli sto alle costole, non lo mollo. Ok, a dopo. Ciao, bellezza. Hai visto passare di qui un uomo di una certa età con un berretto scuro? Te ne faresti una? Oh, ho appena mangiato. Allora sgancia. Aveva un Montgomery chiaro. Crepa. Cosa? È il padrone lei? Sì. Una chiara allora. Alla spina. Vada. Vale.
Lazzaro! Posso sedermi qui? Certamente, è un locale pubblico questo, non lo sa? Lei si direbbe che ha perso la strada? Sì. Mm-hmm. Da subito nell'occhio qui. Ah sì? Sì. E perché? E lo domanda? Come guarda, come si muove, come è vestito. Dà nell'occhio. Anche lei dà nell'occhio, sa? Io? Sì. Sì, forse. A lei, forse. Signore, il conto. Sì, subito. Già. Mi scusi, arrivederci. La sua birra chiara. Direi proprio di sì. Lei è molto imprudente, sa? Mi stava pedinando? Che cosa pensa lei? Derrick, eh? Cosa? Le ha detto... va dietro al vecchio Euler e guarda che cosa fa. È così? Sì. E a buon motivo, pare. Questo episodio dimostra che lei nasconde qualcosa, evidentemente. Mi dica che cosa ci ha nascosto. Winterstein mi aveva detto che avrebbe dovuto incontrarsi con un tale. Un tipo strano tra il palo e l'informatore, qui in questa zona. Quando lo ha detto? Il giorno prima di morire. Ha fatto la descrizione di quell'uomo? Un giovane cappellone, ha detto. Occhi neri, barba, blue jeans. Un suonatore di chitarra. E Winterstein che voleva da lui? È una traccia importante. Soltanto questo mi ha detto. Un suonatore di chitarra. Non ha scoperto nient'altro? Però lei seguiva un itinerario. Non neghi. Nessun itinerario e nessuna intenzione di trovare quel chitarrista. Tutti i suoi ospiti. Schenck da ricevimento. Ha invitato tutti i suoi antichi colleghi. Che ne dici di queste spese che fa sulle nostre spalle? Dico che è una cosa giusta. Io gli ho dato l'incarico di informarsi e lui lo fa a modo suo, affittandosi una sala dell'albergo. Ma che cosa festeggerà? La sua uscita dalle patrie galere. Io gli mandavo sempre i saluti, ma lui non rispondeva mai. Domanda a Kurt che cosa gli ha risposto una volta. Sono le migliori sigarette del mondo, sì.
Volendo potevamo contare su molti uomini. Ise! Ah, cara mia, abbracciami. Sei bello. Sempre in forma, eh? Così mi soffochi. Amico mio. Come stai? Benone. Vecchio volpone. Benone, si vede. Lascia che ti presenti mia figlia. Allora posso abbracciarla. Come senza no? Complimenti. Va bene, senza complimenti. Amici miei, prendete posto, sedetevi. Mangiate, bevete, ma soprattutto bevete, mi raccomando. Dai qua, per tutti champagne, come se piovesse. Voglio che questa festa vi rimanga stampata nella memoria. E se qualcuno è astemio, buttatelo dalla finestra. Come mai è venuta anche lei alla mia festa? Io mi chiamo Schenke. Le posso offrire da bere? Grazie. E lei come si chiama? Barbara. Ah, e l'affascinante Barbara scende dal cielo fino qui. Abbiamo lo stesso sarto. Sembra di sì. Doctos! Sono contento di rivederti, dottor. Quando mi hanno comunicato il tuo invito, io ho risposto che era impossibile perché sapevo con certezza che avresti dovuto fare ancora un anno e mezzo di prigione. Oh. Ho messo da parte una bottiglia per te, con l'intenzione di dedicarti un brindisi. No, grazie. Non bevo più, grazie. Eri un bevitore. Lo stomaco purtroppo non me lo permette. Ma sei malato? Non diciamo così. Diciamo che non sto più tanto bene. Vieni, mettiti a sedere. Oh, è arrivato! Finalmente! Abbiamo anche la musica. Benvenuto! Come mai così in ritardo? Buongiorno, buongiorno. Salve. Buongiorno. Stavo leggendo il tuo rapporto. Sì, sì, lo vedo. Chi andava cercando, Euler? Un chitarrista? Non c'è scritto? Schroeder! Vuoi me? Da Schenke alla sua famosa festa di ieri sera. Non c'era anche la musica? Sì, un giovane chitarrista piuttosto in gamba. Harry vorrà sapere com'è fisicamente. Barba alla Marx e blue jeans. Venga, venga. La stavo aspettando. Buongiorno. Spero che abbia già fatto colazione, perché questa basta soltanto per uno. Come mai non è andato a fare la spesa? Già, non ci sono andato. Il fatto è che quando si è in pensione si pensa ad avere tanto tempo. E invece... Ho saputo che fai il misterioso. Beh, non è poi un mistero che io stessi cercando una certa persona in un certo quartiere. Ci vuole dire perché la stava cercando? Perché, ma è chiaro. Per la faccenda dei falsari. Ho ancora nell'orecchio quella telefonata. Winterstein chiedeva: che aspetto ha quell'uomo? Dov'è? Euler abbia la bontà di spiegarsi con più chiarezza. I rapporti lei li faceva molto bene una volta. Rapporti? Vorrebbe un rapporto da me. Non lo può pretendere. Non sono più in servizio. Anche fuori servizio lei ha l'obbligo di dire tutto quello che può giovare alle indagini della polizia. L'assassino lo prenderò io senza dirvi niente. Può darsi che sia quel chitarrista? Come no? Potrebbe essere chiunque. Lo avremmo già catturato se lei avesse voluto darci tutte le informazioni. Che cosa? Il nome Schenke le dice niente? Quanti si chiamano così? Non faccia finta di non capire. So chi è. Lo conoscevo bene. Un vero artista nel suo genere. I fabbricanti di banconote false non sono delinquenti comuni. Sono persone... che riescono a sognare. Denaro quanto se ne vuole, fabbricato in cantina. Ma la vita, che si può comprare con quel denaro? Che cosa vale la vita? Che cosa vale il denaro? E in fin dei conti, è giusto che debba esserci rapporto tra questi due concetti? Scusate, non perderò mai il vizio di mettermi a filosofare su questo argomento. Stavamo parlando di Schenke, vero? Che ha combinato? È stato rilasciato.
Ma deve scontare ancora più di un anno. Com'è possibile che... Perché mi guarda così? Niente, niente. Allora è di nuovo in circolazione. Da 2 giorni. Ieri ha dato una festa. C'erano i suoi ex colleghi. E c'era anche un chitarrista, questo non le ricorda proprio niente. C'era anche il chitarrista? Forse avrei dovuto essere sincero. Quella notte che ci siamo incontrati, se le avessi detto che ero arrivato lì sulle tracce del chitarrista, forse lo avremmo arrestato. Io però le avevo detto quello che sapevo, il resto erano mie illazioni. E non sa nient'altro? No, questo è tutto. Secondo me, Euler sa molto di più. Sì. Ci ha voluto incantare recitando la parte del vecchio ingenuo, ma sapeva tutto. Sapeva anche che Schenk è già uscito. Perché non gli hai domandato che cosa faceva all'albergo, nella stanza 48? Per il semplice fatto che non l'ha disdetta. Per quale motivo, secondo te? Euler vuole che il suo nome resti nella lista degli ospiti. Io credo che stia aspettando una persona. E così abbiamo 2 camere. Occupate da 2 persone e ne deve arrivare una terza. Dormi ancora un po', tu ho qualcosa da fare. Ah. È stato puntualissimo. Beh, ho una gran fretta di risolvere la faccenda. Avrà saputo della mia festa? Sì. Gradirei sapere se ha avuto il successo sperato. Devo indovinare? Immagino che qualcuno abbia trovato strano che lei sia uscito così presto. Continui. E qualcun altro le avrà fatto un'offerta. Lei sa se mi sono avvicinato? No. Non avere paura, non ti morde. Tuo amico quello? Quello? Più che amico lo definirei un socio in affari, perciò ora sparisci. Gran bella figliola. Sì. E vorrei tenermela. Già, la capisco perfettamente. Signor Schenk, il suo futuro dipende esclusivamente da lei. Sì, me ne sono reso conto. Sono rimasto intrappolato in questa sorta di speculazione sul mio senso di riconoscenza. Derrick, ho saputo qualche cosa. Però io non sono un delatore. Lo so. Io ho stima di lei, Schenk. Almeno mi indichi la strada giusta. Lei è geniale, Derrick. Quasi quanto quella gente che ha escogitato il trucco che lei vuole scoprire. Da solo non l'avrebbe scoperto. Allora, ha da dirmi qualcosa di preciso? No, Derrick. Niente di preciso, per adesso. Perché aspettiamo qualcuno che arriva da fuori? Che scenderà in questo stesso albergo e occuperà la camera 48. E quando arriverà? Nemmeno lei vi dice tutto. No. Questa volta credo proprio di aver giocato la carta giusta. 1 milione tondo mi hanno offerto.
nell'occasione di trasferirmi in un paese ospitale. E lei ha rifiutato l'offerta? Diciamo che non ho allungato tutte e due le mani. Cosa che può fare in seguito? Cosa che posso fare in seguito? Comunque devo stare al gioco se voglio scoprire il trucco. E deve starci anche lei, dandomi libertà d'azione. In questo modo io commetto un reato e lei diventa mio complice. Le piace questo? No, non mi piace affatto. Avrà il suo uomo però. Deve solo avere un po' di pazienza. Un giorno o due, non si preoccupi. È questione di fiducia. So benissimo di essermi spinto troppo in là. Devo accettare il rischio adesso. È una faccenda questa in cui i rischi sono molti e per tutti. Speriamo che lei non si sia ingannato. E soprattutto che non mi sia ingannato io. Beh, arrivederci. E adesso che cosa facciamo? L'unica cosa ragionevole. È un uomo molto interessante il tuo socio in affari, sai? Mi dici chi è? Che ti importa? Vuoi farmi diventare geloso, confessa. È uscito. Aspetta. Lascia uscire anche Barbara. E fino a quando dovremo aspettare? Nessuno ci corre dietro. Non ci sono canali di circolazione di banconote false. La cosa si svolge nello stesso modo da sempre. Uno fabbrica un certo numero di banconote, poi deve spacciarle. E quasi sempre le vende in blocco ad un unico acquirente, al 50% pressapoco. E così realizza il suo guadagno. A lui non interessa la storia dei canali. Se Schenke riesce a introdurci in uno di questi canali, possiamo risalire all'origine. Il punto più vulnerabile della catena è quello della distribuzione. È quello che stiamo cercando, no? È lì il trucco di cui parla Schenke. E sono certo che lo scopriremo. Grazie mille. Anche oggi è andato a consultare il registro degli arrivi. Sì, ce l'ho qui in mano. È particolarmente interessato ad un certo Mr. Harold Byfus. B-A-Y. Londra. W1. Ti mando due agenti per questo Mr. Byfus. Non perdetelo d'occhio, ma non ti esporre troppo, sarebbe sciocco. Sì. Byfus potrebbe essere il canale attraverso il quale le banconote vanno all'estero. Dovremmo anche sapere dove. Inghilterra? No, lo escludo. Gli inglesi spaccano il capello in quattro con la valuta straniera. Chiedere immediatamente all'Interpol se il nostro uomo è conosciuto. Che facciamo, Derrick? Dobbiamo andare anche noi con i piedi di piombo adesso. È quello, Mr. Byfus. Parla inglese? Ha un passaporto inglese, ma non parla l'inglese. Parla tedesco. Con accento straniero? No, proprio nessun accento. Grazie. Perché non disdici la tua camera e non vieni a stare qui con me? Potremmo anche prenderci un appartamento, se vuoi. Sì, certo. Ne riparleremo. Ma ora devo andarmene. Torna presto. Mangiamo insieme? Sì, cercherò di sbrigarmi. Brava. Quando sei entrata ieri sera, l'ho sentito subito che c'era qualcosa che non funzionava fra di noi. 3 anni sono tanti, sai. Si perde la cognizione del tempo, delle cose e persino delle proprie abitudini. Ma non si perde tutto, ci rimane una specie di sensibilità animale che non ci abbandona mai e ci permette di sentire i pericoli.
A che cosa serve però se poi rinunciamo vigliacamente a quella difesa per paura della solitudine? Bel colpo però. Come hai potuto fingere così? Levati dai piedi. No! Vieni qua. Vieni. Posso andarmene? Andiamo avanti, dunque. Bifus è conosciuto in tutto il mondo, soprattutto dove vengono commessi reati di traffico d'armi, rapimenti e ricatti, ma non ci sono mai stati gli estremi per incriminarlo. Un uomo molto scaltro, dunque. Anche qualcosa di più. Il suo campo d'azione è il Centro America e ultimamente l'Africa. E che fa in Africa? Passa da un paese sottosviluppato all'altro. Che cosa c'entra questo con la faccenda delle banconote? Non capisco neanch'io quale. Aspetta, non sono in molti laggiù in grado di distinguere le nostre banconote false. Hanno meno esperienza in questo campo, quindi è più facile smerciarle in quei paesi. Ufficio Derrick Etterding. Chi è? Schenke. Dammi. Sì, Derrick. Mi è venuta improvvisamente una gran fretta di dirle tutto quello che so. Metta in funzione il registratore. Quello che ha lì, accanto a lei, a portata di mano. Sì? Sì. È successo qualcosa che mi ha tolto ogni scrupolo e mi ha deciso a parlarle chiaramente. Dunque, le banconote le fabbrica un certo Ductus. Sì, voi lo conoscete. Qui a Monaco. Dove, non lo so. Ductus. Eccole. Adesso. Complimenti, Barbara. Grazie. Non so quale sia il paese africano. Uno di quelli nuovi. Sì, sì, di quelli che possiedono solamente un aeroplano e la banca di Stato. È un suonatore di chitarra, un uomo giovane, blue jeans, barba. Momento. Schenke! Che cosa è successo, Schenke? È accaduto qualcosa, Schenke? Schenke! 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 Il suonatore di chitarra, il Marienplatz Derrick, gli dica che si chiama, gli dica che lei è Bifus. Schenke! Rimanga lei all'apparecchio, la comunicazione. Pronto? Non è interrotta. Chiami l'albergo dall'altro apparecchio e dica a Schroeder di salire subito in camera di Schenke e che tenga pronta la pistola. Io cerco Harry. Pronto? Mr. Bifus? Salve. Le auguro una buona giornata. Grazie. In questo momento esce dall'albergo. Che cosa? D'accordo. Permette, scusi? Sì.
Posso mostrarle questo? Da questo documento risulta che lei è un poliziotto. Sì, e la dichiaro in arresto. Vuole dirmi per quale ragione? Ho l'ordine di condurla in questura, glielo diranno là. Sono proprio curioso di saperlo. Sta dicendo sul serio, Derek. Vuol mettersi in contatto con il chitarrista. Sì, e anche subito. Byfus sarà già per strada, non c'è tempo da perdere. Arrestarlo non sarebbe più semplice. E il motivo per arrestarlo quale sarà? Almeno prenda con sé un paio di agenti. No. Derrick lo sa che quella è gente capace di tutto. Sì, lo so. Scherzando troppo col fuoco, finirà per bruciarsi. So anche questo. Il mio nome è Byfus. La stanno aspettando. Vada in Odeon Platz, ci sarà una macchina. Il mio nome è Byfus. Molto piacere. L'ultima volta non è andata bene. Per questo sono venuto di persona. Ah, disgraziatamente siamo stati costretti a far fuori un poliziotto. Non avevamo scampo. Per me è stato terribile. Io non sono un assassino. L'ha ammazzato lei? Io? No, non sono stato io. E chi è stato a sparare? Certa gente ha una complicazione nel nostro mestiere. Già, è vero. Io volevo andarmene, ma non ce l'ho fatta. Lei non doveva restare ancora a Monaco. Crede che andandomene starei meglio? Di notte non riesco più a dormire. Da quel momento. Abita in questo rione? Sì. Abito qui da quando avevo 14 anni. Non è una zona elegante. Vogliamo sbrigare subito i nostri affari oppure... Sì, è meglio. O vogliamo bere qualcosa? Vuol bere qualcosa? No, preferisco concludere la cosa al più presto possibile. Ciao, Marta. Ciao, Doc. Byfus è arrivato. Byfus? Quello è un poliziotto. Siamo fregati. Non credo. Guardiamo se ce ne sono altri. Bel nascondiglio questo. Già. Così non si dà nell'occhio. Questo magazzino apparteneva a mio padre una volta. Era un inventore. A dire il vero, non ha mai inventato niente. Gli serviva da ripostiglio. Lo utilizza meglio lei? Già, se non si finisse poi per uccidere, è il mio incubo oramai. Riempia la sua valigia. Io credo
che non sia il caso. Sono l'ispettore Derrick, della polizia criminale. E io sono come mio padre. Sono un fallito. Su le mani. Sei volti. Lo sai chi è quello? Me l'ha appena detto. Non dirà di non aver avuto bisogno di me, ispettore. Non lo dirò, stia tranquillo. L'avrebbero sicuramente fatta fuori, come hanno fatto fuori Winterstein. Li ho chiamati io. Lo ha ammazzato uno di questi due. Chi di voi è Karl Merten? È quello. Euler! No, Derrick. Ormai non sono più in servizio. Ho questo vantaggio. Almeno. Fuori. Fuori. Fuori, sì.